La polemica che ha travolto Fedez per via del compleanno organizzato dalla moglie Chiara Ferragni in un supermercato è arrivata a Mattino 5. Una serie di opinionisti sono pronti a giudicare quello che è accaduto mettendo insieme gli eventi. Dalla festa ai video goliardici tra cibo e lancio di piatti e panettoni, alle scuse di Fedez e le parole dell'ufficio stampa del supermercato. Questi ultimi hanno confermato di essere richiesti per questo tipo di feste, ma che in questi giorni hanno affrontato molte polemiche e accuse dopo quello che è successo. Ad alzare i toni ci pensa il giornalista Pierluigi Diaco, che collegato dice la sua su quanto è successo: sono due egomaniaci, hanno fatto dell'ego la loro chiave di narrazione, siamo alla frutta se ci occupiamo dei Ferragnez. Non è una critica alla trasmissione, sto solo dicendo che la società mediatica vive una sudditanza psicologica nei confronti di quello che succede sui social, è davvero esagerato. Questi due sono partiti da un racconto quotidiano esibandosi. I quattro scemi che frequentano i social, gli italiani se ne fregano dei Ferragnez. Rilancia Carmelo Abate, che non si trova d'accordo sul fatto che i due continuano a mostrarsi e che, soprattutto, dicano di tutto sul loro bambino, mi preoccupa e più che Fedez pubblichi dati sensibili sulla salute di un bambino, questo è quello che mi indigna e senza che nessuno faccia e dica niente. La polemica arriverà sul palco del live di X Factor 2018. Punto interrogativo. Punto il compleanno delle polemiche. Il compleanno di Fedez al supermercato non è andato come doveva. Il rapper e la moglie Chiara Ferragni, a distanza di un paio di giorni, continuano ad essere sommersi dalle critiche. Sul web inoltre, in moltissimi si stanno divertendo a realizzare meme della coppia con la maglietta del Carrefour ed esprimere ironicamente la loro opinione. Questo è il caso di Gianmarco Valenza, che su Twitter ha cinguettato: ha fatto bene Fedez a lanciare il panettone. Fanno schifo i canditi. Cancelletto Team Pandoro. Un altro utente invece tira in ballo la Lucarelli: la cosa che mi turba di più della vicenda Ferragnez in gita al supermercato è che Selvaggia Lucarelli scriverà qualcosa di malefico su di loro e io dovrà darle ragione. Mi sento male. Comunque per sicurezza vado a fare la spesa allo Shan, non vorrei trovarmi qualche tacco o extension nelle cose che compro, ironizza Luisa sempre su Twitter. Francesco invece, è disincantato: Chiara ha affittato un supermercato per il compleanno di Fedez, gli invitati possono prendere ciò che vogliono. Anche stasera qualcuno realizza un mio sogno al posto mio. Stasera il rapper è pronto per la prima puntata live di X Factor, mettendo da parte le polemiche per alcune ore. Fedez il veterano. Fedez è uno dei veterani di X Factor. Il rapper, giunto alla sua quinta edizione come giudice, quest'anno si dovrà occupare della categoria Over. Una nuova sfida per il cantante di Vorrei, ma non posto che durante le precedenti puntate è stato protagonista anche di un battibecco per via di un'accusa lanciata alla sua sposa Chiara Ferragni. Tutto è successo durante la quarta puntata del talent show, quando un concorrente si è presentato con una canzone in cui ha citato la moglie Chiara Ferragni. Nel testo del brano si dice: cammino come fossi la Ferragni. Una frase senza senso per la giuria di X Factor, che ha fatto ugualmente terminare l'esibizione della concorrente, che però è stata bocciata. In sua difesa anche il fidanzato, nonché autore del brano, salito sul palco per spiegare il testo. Per Fedez il brano è una canzone consumistica che non comunica niente.
Il rapper ci va giù pesante dicendo: mi hai citato Facebook, la Ferragni, i social, i giga, i vegani, avete fatto una cosa che verteva a essere consumata e non a comunicare qualcosa, non mi piace. Bootcamp, Fedez e l'abbandono di un suo concorrente. Ma non finisce qui. Durante la puntata dei Bootcamp, Fedez ha perso uno dei suoi concorrenti. Si tratta di Gaston Gordillo che, durante la selezione pre-live, ha deciso di abbandonare il programma. Il motivo? Prima di tutto per la canzone affidatagli da Fedez, Under the Bridge dei Red Hot Chili Peppers. Il musicista sin dall'inizio ha detto di non sentire minimamente il brano nelle sue corde. Durante le prove, il musicista ha cercato di provare il brano ma non riesce a dare il meglio di sé. Poco dopo la performance la scelta di Gaston, se potessi scegliere ti direi che continuo il mio percorso fuori da qui e abbandono X Factor. Prima di ogni cosa, il singolo per Leone. X Factor. A parte Fedez ha recentemente annunciato l'uscita di un nuovo singolo. Si tratta di Prima di ogni casa, il brano che il rapper ha voluto dedicato al figlio Leone e che anticipa il nuovo album di inediti. Intanto pochi giorni, per la precisione il 15 ottobre, Fedez ha fatto discutere per la location prescelta per la sua festa di compleanno. In realtà a sceglierla è stata la moglie Chiara Ferragni che, per festeggiare il 29esimo compleanno del rapper, ha voluto portarlo in un supermercato. Ebbene sì. La coppia ha festeggiato con tanto di amici in un supermercato scatenando però le polemiche del popolo del web. Su Instagram la coppia ha pubblicato una serie di video in cui si divertivano tra carrelli e corsie del supermarket con tanto di karaoke. Il mood della festa però non ha incontrato il favore del pubblico dei social al punto da spingere il rapper a scrivere delle scuse pubbliche. I Ferragnez, infatti, sono stati accusati di sprecare cibo e prodotti alimentari. Una polemica che ha visto il rapper poco dopo scusarsi su social così: mi sono defilato dalla festa per dirvi una cosa, ho letto su Twitter perché molti si sono lamentati pensando che stiamo sprecando del cibo. Tutti quelli che si sono sentiti indignati sappiate che la spesa e il cibo domani verrà donata ai più bisognosi. L'unica storia di spreco che avete visto è la mia e me ne assumo le responsabilità. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.